Di sicuro sarete in tanti ad aver riconosciuto il luogo dove ci troviamo e anche in tantissimi ricorderanno il momento in cui andavano a scuola in questo luogo, perché tanti ragazzi degli anni 50, 60, 70, 80 sono passati da questa scuola. Bene, buongiorno a tutti, avete capito, ci troviamo all'angolo fra via Principe Umberto e via Generale Ferra per raccontarvi ancora una volta un piccolo particolare, praticamente la storia in diretta, un appuntamento saltuario che ho piacere di fare per farvi conoscere alcuni particolari di luoghi storici della nostra città Augusta. Ebbene, come dicevo prima, sicuramente avrete riconosciuto, ci troviamo davanti alla scuola dei Cappuccini, detta dei Cappuccini, anche se in verità il nome è della scuola Giovanni Pascoli, scuola elementare Giovanni Pascoli. In questo luogo, torniamo un pochettino indietro, prima che nascesse l'istituto, il presso scolastico, vi era la chiesa di San Francesco d'Assisi. Non soltanto la chiesa qui ad Angolo, ma siamo alla chiesa, c'era anche il convento dei frati Cappuccini, un convento che risale al 1606 addirittura, i lavori iniziarono appunto nel gennaio del 1606, un convento abbastanza vasto, avente la chiesa, come detto, in questo angolo, la chiesa di San Francesco, e che si estendeva tutto il complesso religioso, tutto per il tratto dell'isolato che va da via Principe Umberto fino all'attuale via Alabo, gira per via Alabo, ritorna per la via 10 ottobre e ritorna di nuovo qui in via Generale Ferra, praticamente un quadrilatero che conteneva questo ampio convento, dove all'interno del quale vi era un meraviglioso giardino denominato La Silva, molto sfruttato naturalmente dai frati che lo occupavano. C'è da ricordare anche che tutto l'insieme di questo convento fu costruito sulle mura, diciamo sulle rovine di due chiese, due antichissime chiese già sconsacrate, ed erano la chiesa di San Giuliano e di San Martino. Tant'è vero che sia la chiesa di San Francesco d'Assisi quanto anche la scuola adesso, da un lato, quello del lato di via Generale Ferra oggi, è sopraelevata rispetto al livello della strada. Evidentemente di sotto, un fatto un pochettino misterioso che mi incuriosisce, si parla che ci potessero essere delle catacombe o qualcosa di similare. Comunque, tornando alla chiesa, c'è da dire che intorno nella seconda parte dell'Ottocento, andando degradendo il convento anche in seguito alle leggi eversive eseguite all'Unità d'Italia, i frati diventarono sempre di meno, tant'è vero che dopo di qui il convento dei Cappuccini lo si realizzò in via della Rotonda, dove ancora esiste, praticamente quella attaccata alla chiesa del soccorso, dove ancora esiste, però qui non venne demolito tutto quanto. La chiesa di San Francesco d'Assisi resistette fino agli anni 30 del Novecento naturalmente, e una buona parte anche del vecchio convento che era adesso adiacente. Ebbene, finalmente per modo di dire, nel 1932, una volta sconsacrata anche la chiesa di San Francesco d'Assisi, si progettò di fare un istituto scolastico che tecnicamente era il primo istituto che si realizzava proprio allo scopo di adibirlo a scuole, perché in precedenza, come ben sappiamo, le scuole si erano dovute adeguare a trovare dei luoghi, dei plessi, sfruttando soprattutto dei vecchi conventi come San Domenico, San Blasi ed altri luoghi. Ebbene, progettato nel 1932 questo plesso, i lavori iniziarono 6 anni dopo circa, quindi nel 1938, però sappiamo benissimo che dal 1940 c'è stato il periodo infausto della Seconda Guerra Mondiale, quindi forzatamente si dovettero sospendere i lavori, che ripresero subito dopo la guerra, e furono terminati nel 1955, quando la scuola
elementare, ripeto, Giovanni Pascoli, chiamata Scuola dei Cappuccini a ricordo della, diciamo, del vecchio convento proprio dei Cappuccini, nel 55 iniziò le sue prime lezioni delle scuole elementari. Come dicevo, questa è una scuola dove ci siamo passati in tanti, dico ci siamo perché anch'io come tanti ragazzi, ragazzini del periodo, siamo passati da questi banchi, una scuola simbolo, una scuola, ripeto, che ha visto tanti, tanti ragazzini diventare adolescenti e anche grandi, e per non dire un pochettino anche avanti nell'età. Tanti ricordi sicuramente avrete voi che state seguendo, un po' meno quelli più giovani, però tanti ricorderanno che proprio nel punto dove sono appoggiato io, in questo negozio, c'era un ritrovo, un luogo dove tutti i ragazzini, tutti i bambini, quando entravamo, prima di entrare a scuola, o quando uscivamo dalle lezioni verso le l'una, l'una e mezzo, l'orario, quello che era all'epoca, ci soffermavamo perché c'era il signor Enzo che vendeva tanti prodotti ricercati, richiesti da tanti bambini, come piccole cioccolatine, caramelle, le figurine della Panini e tante altre cose di questo genere. Quindi era un luogo di appuntamento per tutti noi bambini. Un'altra cosa che mentre parlo ricordo parlando dei miei ricordi, che quando uscivamo da scuola, naturalmente non eravamo stati accompagnati con le macchine, oppure eravamo attesi dai genitori, come succede adesso, per ritornare a casa. Ce ne ritornavamo a casa a piedi, tutti quanti. Chi abitava a Terravecchia, chi alla villa come è sottoscritto, chi anche in altri luoghi. E ci facevamo la strada da soli, belli, passeggiando, e perché no, anche rincorrendoci per accorciarci un pochettino il tragitto, rincorrendoci andando verso avanti, magari togliendo il mantale che avevamo addosso e praticamente ce lo legavamo al collo e farlo sventolare come se fossimo dei supereroi. Ma che dire, ripeto, i ricordi sono tantissimi di qua. Io ricordo anche un altro piccolo particolare, che si facevano dei saggi didattici. Uno in particolare era quello dei movieri. Moviere era una sorta di vigile urbano, praticamente i ragazzini di quinta elementare ci vestivamo, dico sempre ci, concludo perché io sono stato uno di questi, ripeto, ci vestivamo con una tenuta, pantaloncini scuri, corpetto, maglietta blu, una fascetta bianca, un berretto con verso, una paletta e dei guanti tipo vigili urbani. Praticamente ci facevano fare dei saggi, ci davano un'istruzione per dirigere il traffico, anche se all'epoca, anni 50, 60, inizio 60, non è che il traffico fosse tanto intenso, però per noi era tantissimo. Infatti ci mettevano proprio qui al centro della strada, in questo crocevia, oppure nel crocevia che c'è tra via Roma e via Principe Umberto, all'altezza del bar conosciuto come La Monaca. E ancora un'altra terza postazione era quella proprio all'incrocio fra via Principe Umberto e Cristoforo Colombo, all'altezza della villa. Tanti bei ricordi. E ripeto, che altro da dire, spero che di aver apportato con questo mio racconto, magari ricordi belli del passato di tanti miei coetanei, anche di quelli un pochettino più giovani, e per aver fatto conoscere a tanti giovani di oggi un pochettino cos'era questa scuola, cosa rappresentava. Era un'istituzione, parliamoci chiaro. Questa era proprio un'istituzione, andare alla scuola dei Cappuccini, che poi in termine locale ricordo che li chiamavamo, non so per quale motivo, i Scapuccini, cioè antecedendo la S alla C, Scapuccini, è una cosa bellissima, tanti ricordi a fianco. Ripeto, poi una volta abbattuta la chiesa e quella parte di convento che è rimasta, è nata la scuola, il presso scolastico, tutto il resto dell'isolato, praticamente dalla fine dell'istituto fino ad arrivare in Pialabo, fu ceduto, fu venduto a privati che hanno creato queste nuove costruzioni, che praticamente sono quelle attuali che costeggiano la via Principe Umberto. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio anche il cameraman che si offre sempre gentilmente. Sotto tortura.
piacere e vi do appuntamento alla prossima occasione. Arrivederci a tutti.